e mi sembra che ci sia una sedia vuota che inviterei Camila a occupare immediatamente. Il vero vantaggio invece quando incontri un autentico scrittore, sia da lettore che da, è brutto usarlo tra scrittori, la parola collega, perché ti ha un che di impiegatizio. Questo non c'entra nulla con cui, con ciò di cui sto per parlarvi, ma è un altro dei sintomi per i quali io sono felice di presentare questa sera questo libro, anche perché sono appena reduce da un incontro che mi ha veramente debilitato. Ero a Chiambretti Night, va in onda a mezzanotte, se tornate a casa in tempo guardatelo, e l'interlocutore era Federico Moccia. Ragion per cui questo libro per me, anche solo pensare a questo libro, l'ho già letto due volte e ve lo posso dimostrare, come faccio sempre, è pieno di pieghette, morsi, appunti, delle cose le morto veramente. Quando una pagina mi sembra particolarmente rilevante, la morto, perché sennò la confondo. È vero, ci sono. Guarda. E allora, dopo, cioè, solo pensare a questo libro, dopo Moccia, è un'autentica boccata di ossigeno. E questo è un libro, secondo me, importante. È un libro contemporaneamente tragico e inevitabilmente divertente. È un libro in cui, come solo gli autori degni di questo nome sono in grado di fare, lo spazio tra la farsa e la tragedia è condotta grazie a una sorta di filo d'Arianna che ti impedisce di rimanere imprigionato in un labirinto, e quindi grazie a ciò riesce a farti districare dalle mille suggestioni che esistono in questo labirinto, permettendoti però di uscirne. La storia la saprete quasi tutti, è di questo ragazzo che si chiama Enola. Enola, come sua mamma e sua nonna. E Enola, guarda caso, è Enola gay, tra l'altro, è un ragazzo omosessuale. Ma questo non ci sarebbe nulla di, non ci sarebbe nulla di eccezionale nel fatto, se non che Enola è incinto di 9 mesi. Enola non ha mai avuto rapporti sessuali. Enola avverte questa voglia di... Lui non è né un ragazzo, non ha un compagno, quindi non è né un ragazzo padre, è un ragazzo madre, padre madre, come veniva citato da Camila, e ripercorre questo schizofrenico, divertentissimo, coltissimo viaggio nel proprio passato che finge di avere dimenticato. Per cui c'è Andrea, l'uomo che lui ha amato, che una volta era anche lui gay, adesso è diventato un nazi skin e non solo, gli dà anche un fracco di botte insieme a degli amici. Ma c'è soprattutto la straordinaria cultura, il richiamo alla cultura popolare
alla cultura dell'immaginario, alla, al cinema, divorato e divorante, che il protagonista cita quasi come se fosse un suo parente. Io mi sono, non prendo mai appunti, ma qui hai preso, sono, no, non ho preso appunti, l'ho preso a morsi, per cui qui ci sono dei riferimenti straordinari, non so, Cocobello, non Coco Bill, quello dei fumetti, Cocobello. Era una trasmissione, credo, dell'89, condotta da Mili Carlucci, andava in onda d'estate e le ragazze erano delle modelle, una tra l'altro era una mia ex fidanzata, e sfilavano cantando Coco, Coco Bello, quest'estate sul battello io ne ho fatto indigestione, una cosa trashissima. Poi c'è, non so, c'è un'analisi interessantissima di Duchamp, quindi si spazia da Cocobello a Duchamp, c'è anche, non so, Maurizio Cattelan, c'è Piccoli Fans, c'è veramente tutto. Questo libro è una sorta di zibaldone, più che da Leopardi, da un'autentica leonessa della letteratura, che è riuscita a raccontarci una storia con un finale sorprendente, ma forse nemmeno necessariamente sorprendente. Ha un finale abbaccinante, ha un finale che ti consola. La storia, dicevo, è a un tempo divertente, da un lato tragicissima soprattutto per il protagonista, che vive una vita serena e tormentata allo stesso momento, forse perché l'attesa di un bambino, il fatto di essere incinto, gli permette di avere anche quei piccoli vizi, quelle manie, quelle voglie che generalmente hanno le donne incinte. E la voglia di quest'uomo incinto è quella di raccontare in qualche misura un intero universo, che è quello della comunicazione. Questo libro è veramente un'iniezione di intelligenza, è un parto non ancora avvenuto, quello raccontato, ma invece il parto sicuro è quello di Camillo.